sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come fare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curviline per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale, la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Buongiorno a tutti! Oggi vorrei fare un gilet da donna che ho visto su un'immagine su Facebook e che mi è piaciuto molto e quindi lo volevo rifare insieme a voi. Iniziamo col dire che bisogna fare il nostro corpetto base, che vi lascio il link qua sopra in alto per andare a recuperarlo direttamente. Ma c'è una cosa da fare prima. Prima di farlo bisogna lasciare 10 cm dall'inizio del foglio e segnare questa linea, quindi questa sarà la nuova linea del centro davanti. Ok, quindi a 10 cm dal bordo segniamo questa linea e dall'inizio del foglio qua in alto lasciare, noi di solito lasciamo un centimetro per alzare appunto la nostra spalla, ma questa volta aggiungiamo anche un centimetro e mezzo, quindi facciamo un centimetro e mezzo e tiriamo la prima linea, poi facciamo un altro centimetro, poi facciamo l'altro centimetro, il nostro solito centimetro, e tiriamo la nostra solita linea, cioè questa. Ok, sono due le linee, una a un centimetro e mezzo e una a un centimetro. E poi facciamo il nostro cartamodello solito partendo dalla linea sotto, no? Dalla prima linea qua che vedete. Quindi segniamo 8 centimetri, perché quando facciamo gilet oppure capi un po' più pesanti, tipo giacche, cappotti, non facciamo più il collo di 7 cm, quindi li lasciamo per le bluse, per le camicie, per le magliette e quant'altro, per i top. Invece, appunto, per i capispalla noi facciamo 8 cm. Quindi segniamo il collo di 8 cm e poi continuiamo il nostro cartamodello del corpetto come sempre. Allora, quando abbiamo fatto il nostro corpetto, dobbiamo allungare la nostra giacca, perché qua il nostro corpetto è fino alla vita, dobbiamo allungare giù il pezzo di sotto di quanto vogliamo. Quindi io, per esempio, ho allungato di 20 cm, quindi segno 20 cm, ok? 20 centimetri e tiro la linea. Questa sarà la mia lunghezza della giacca. Poi faccio la mia, prendo praticamente, segno la mia circonferenza fianchi, bacino, che a me è compreso di vestibilità 92, quindi 92 diviso 4 fa 23. 23 segno e mi collego alla vita. Ok, la mia vita per esempio è di 18 e mezzo, compreso la pence, ci sono i 2 cm di pence. Perfetto. Allungo la mia pence di 6 cm. E adesso andiamo appunto a modellare, qua facciamo un po', ammorbidiamo un po' il fianco, ecco qua,
e andiamo a modellare il nostro cartamodello. Andiamo prima a modificare il collo, quindi alziamo il collo di 1,5 cm. Cosa faremo? Allora, segniamo qua dalla base qua 1,5 cm e facciamo un puntino, ok? Da qui a qui segniamo 1,5 cm. Poi ci mettiamo qui sulla linea del seno e praticamente passando per il punto di 1,5 cm faccio un segnetto alla fine. Qua alzerò il mio collo di 1,5 cm, quindi vado a farlo leggermente, è quasi dritto, leggermente arrotondato, ma una linea curva proprio morbidissima, cioè non è quasi dritta. Adesso io vado a segnare la mia punta del revers, quindi scendo di, allora io naturalmente questo è in base alle mie misure, è indicativo, queste misure vanno anche un po' a piacere, dove vogliamo la punta del revers e tutto quanto. Io l'ho fatto a 16 centimetri dall'inizio della prima linea, ok? A 16 centimetri. Da qua, dalla base del collo, scendo di 2 cm e faccio un'altra tacchettina. Adesso congiungo questi punti. Qua, questa di 16 con i due che sono andata sotto, con il 1,5 cm qua in alto del collo. Quindi, io non ho il curviline. Se voi ce l'avete, lo fate col curviline. Io invece vado a mano, come sempre, faccio una linea morbida, passo per i 2 cm e vado in su. Deve essere una riga, non, ecco qua non deve essere molto curvo, leggermente qua, leggermente quasi dritto, e poi adesso lo calco un po' per farvelo vedere meglio. Eccoci qua, questa è la nostra punta, quindi scendo un po' dritta qua, va bene, non vado verso di qua, scendo un po' dritta, mi incrocio con la linea di 2 cm sotto e vado verso la punta, non vado ad arrotondare molto qua, vado quasi dritta. Perfetto, quasi dritta, morbida. Adesso andiamo a fare appunto il nostro revers, quindi dalla linea della vita usciamo di 6 cm e facciamo il nostro puntino. Da qua ci uniamo con il centro del bacino, ok? Qua. Quindi facciamo una riga, una linea arrotondata leggermente sempre. Io sempre faccio morbido. Ecco qua. Dovrebbe vedersi. Perfetto. È questo. Adesso facciamo la punta, va bene, della nostra giacca, della punta sotto della nostra giacca. Quindi cosa facciamo? Dalla linea del bacino scendiamo di 8 cm e rientriamo dal centro del davanti di 4 cm. Quindi rientriamo di 4 e segniamo su questa linea 8 cm, ecco qua, e segniamo il punto, va bene? Scendo, cioè rientro di 4 e scendo di 8, quindi posso anche fare, scendo di 8, poi segno qua
e dentro di 4. Posso fare anche così, va bene? È più semplice. Cosa faccio? Vado a unire questi due punti. Qua sul fianco vado dritta, ok? È una bella linea dritta. E questo invece allungo la linea arrotondata come prima, che vado a unire la punta praticamente del mio gilet. Ok, fin qua è finito. Adesso trasferiamo la ripresa la pence arrotondata, però non la facciamo qua perché è troppo centrale, la spostiamo verso il fianco, quindi dalla pence qua centrale, ok, questa linea centrale della pence, esco di 6 cm verso il fianco e segno la mia pence e rifaccio di fianco qua, quindi vado qua, segno i due punti, ok, no? Posso andare anche più su, tanto devo curvare poi dopo. Ridisegno di nuovo anche i 6 cm sotto, naturalmente. Qua era 3 cm sotto e la ridisegno, ok, e la vado a sfogare qua sulla manica. Mi sono dimenticata, prima allarghiamo il nostro giro manica di 1,5 cm perché è troppo stretto per un gilet, va bene per una maglietta ma non per un gilet. Quindi allargo di 1,5 cm e rifaccio il mio giro manica. Ok, questo sarà il mio nuovo giro manica. Cancello anche quello di prima, così non vi confondo. E da qua, dallo scalfo, segniamo 8 cm. Quindi prendiamo la misura e dove c'è 8 cm facciamo la nostra tacchetta e qua faremo arrivare la nostra pence. Perfetta. Disegno la paramontura del gilet. Allora, chiudo la pence. Misuro dalla base del collo qua dove prima del 1,5 cm, quindi da questo punto, quindi dalla base del collo misuro 4 cm, misuro anche, scusate, in vita 4 cm, faccio un segnetto, ok, qua in vita, lateralmente in basso fianco bacino e orlo 4 cm, vado verso la punta e anche qui 4 cm qua e 4 cm da questa parte, ok, questo punto lo unisco sia sul fianco, ok, che fino alla spalla, quindi qua faccio, disegno la mia paramontura che
farò prima un po' tratteggiata, ecco qua, fino alla spalla. Ecco qui, ok? Perfetta. E adesso vado a congiungere anche qua sotto, in punta. Ecco qua. Perfetto. Ecco qua, questa è la mia paramontura. Quindi tutto questo pezzo fino a qua del revers, il pezzettino della spalla, ok? Quindi dalla punta del collo fino a qua, ok? E poi scendendo in vita sempre 4 centimetri e poi andrò a congiungere facendo una linea arrotondata, e lo stesso in punta qua alla fine sullo sfondo, ok? 4 centimetri sia da questo lato che da questo lato, misuro 4 centimetri e poi unisco al fianco sempre 4 centimetri, e questa è la mia paramontura, cioè il pezzo che io dovrò ricopiare su un altro foglio di cartamodello, perché è l'interno che andrà cucito qua sul profilo, andrà cucito, ok, e messo all'interno. Perfetto. Adesso apro sempre la mia pence, perché così, e vado a finire il mio cartamodello. Adesso manca la tasca che voglio fare. Scendo di 6 centimetri dalla vita, ma vado a mezzo centimetro dal fianco, mi tengo dentro di mezzo centimetro, però scendo di 6, ok? Quindi prendo la misura 6 centimetri e rientro di mezzo centimetro, vado in diagonale scendendo dal centro della pence, scendo, se qui sono 6, qua vado a 8, scendo di 8 centimetri e faccio un puntino da qua, dall'inizio fino alla fine, al centro della pence, la linea centrale della pence, che sono scesa di 8, congiungo questi due punti, ok? E questa è la mia tasca. Se la voglio fare più lunga, la faccio più lunga, a me andava bene così. E la voglio alta 3 centimetri, quindi segno 3 centimetri, vado in perpendicolare alla linea e segno la mia tasca, che vado in perpendicolare ecco qua, e mi unisco sempre 3 centimetri di altezza deve essere, ok, qua, e mi unisco con l'altro lato. Ok, questa è la mia tasca. Naturalmente qui farò così, prolungo la mia pence fino alla tasca, ok? Ora che abbiamo fatto la nostra tasca, prolunghiamo comunque la linea del fianchetto, appunto, della nostra pence, quindi la prolunghiamo anche qui sotto, ok, perché questa parte
deve venire aperta. Questa è la nostra tasca che abbiamo fatto, questa va a piacere di lunghezza, altezza, come volete. L'ho fatta così, poi se volete invece arrotondare le tasche, le arrotondate, a me piace più squadrato perché qua va con la punta, secondo me a me piace questo modello. Questo pants verrà naturalmente tolta, ok, e verrà spostata da questa parte, ma qui, siccome non l'abbiamo ancora fatta sfogare, quindi vedete, questa rimane così, se no invece dobbiamo aprire questa parte qua del fianchetto. Quindi cosa faremo? Andremo a unire il punto del seno con il punto della pants. Facciamo una bella righetta così, e poi questa parte, quando abbiamo ritagliato il fianchetto, la andiamo ad aprire, ok? Bene, perché così va, si sfoga, si apre. Bene, abbiamo fatto il nostro fianchetto, abbiamo trasferito la ripresa, fatto il nostro reverse. Andiamo anche a fare la paramontura della manica, ok? Quindi sempre prendiamo 4 centimetri. E facciamo tutto il giro manica. E poi uniamo i punti. Ecco qua. Questi, naturalmente, questi pezzi, la paramontura andrà sempre ricopiata su un altro foglio di carta velina e andrà cucita, ok, a filo, in questo caso qua della manica, mentre qui tutto l'orlo, tutta la rifinitura del revers, del collo e quant'altro, ok. Per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video. Grazie!